ha destato commozione anche a Caltanissetta la morte del cantautore catanese Brigantoni, pseudonimo di Antonino Caponnetto. Negli anni Ottanta, e non solo, Brigantoni era stato più volte nel capoluogo nisseno, ospite di diverse emittenti radiofoniche locali che in quel tempo affollavano l'etere. Su tutte Radio Caltanissetta Centrale, di proprietà della famiglia Saporito, che dedicavano l'intero palinsesto alla musica neomelodica e a quella popolare dell'isola. A Caltanissetta, come in tutta la Sicilia, in diverse regioni della penisola e all'estero, tra Belgio, Germania, Francia, Inghilterra e persino in Sud America, Brigantoni era conosciuto e apprezzato per le sue canzoni e soprattutto per la capacità con cui riusciva ad offrire uno spaccato reale della vita siciliana. Con leggerezza e goliardia, con parodie esilaranti, pungenti, mai banali, nella sua carriera aveva saputo conquistare un massiccio numero di fan, in larga parte gli over 50 di oggi. I funerali di Antonino Caponnetto saranno celebrati a Catania mercoledì 27 alle ore 16:30 nella Cattedrale di Sant'Agata.